con voi per una nuova lezione che farà Martina. Qui, allora, Martina, Caria. Oggi parliamo del servizio. Sì, servizi, quelli ore e ore addosso al muro, in ginocchio, in piedi, davanti al canestro, davanti alla rete. Quanti servizi! Le tocca fare. Allora, Martina vi farà vedere alcuni esercizi. Guardate attentamente. Come primo esercizio, Martina farà questo. Allora, Martina inizia a mettere le braccia distese. Bravissima, ok. E in modo alternato, ok, con i piedi che vanno dietro, destra e sinistra, Martina porta la palla in alto, quindi farà dei slanci. Via. 1, 2, 3, ok, quindi posizione, braccia distese, ok, e dei slanci con le gambe destra e sinistra. Esatto. Come secondo esercizio, Martina si solleva sugli avampiedi, Martina vai, ed esegue delle flessioni delle braccia verso il dietro, portando la palla alla nuca, ok? Martina, vedete il profilo? Vedete? Ecco, sull'avampiedi e porta la palla alla nuca, ok? Beh. Ok, ora Martina si mette davanti al muro, vai Martina! Gamba sinistra avanti, destro dietro, ok, vai, esegue un servizio addosso al muro senza palla, mi raccomando, vedete? Ecco, il palmo della mano, bello rigido, ok. Ora Martina si prepara davanti al muro, sinistro avanti, destro dietro, vai Martina, lancio la palla e la blocco, quindi lancio e blocco. Lancio e blocco. Ora Martina fa lo stesso, ma si lancia la palla dal basso verso l'alto, si prepara e fa il servizio. Ok. Quindi preparo e vado. Questo e via. Dai, di nuovo. Mi raccomando, i servizi sono importanti, quindi addosso al muro almeno 100 servizi e dobbiamo... Benissimo, abbiamo fatto il servizio, quindi altri esercizi da allenare. Mi raccomando, il servizio è importante perché la palla deve passare all'altra parte della rete. Mi raccomando, no sotto, no fuori. E quindi Martina vi ha dato dei piccoli consigli per come fare degli esercizi. Però Martina? Giusto. Martina dice giusto. Okay, il gioco inizia con il servizio, quindi è molto importante. Il gioco inizia con la battuta e quindi se perdi la battuta, a fare il servizio o la battuta, non si gioca. Ma se perdi il servizio al sorteggio? Di andare in ricezione. E la ricezione è importante, quindi se non servizio avvieni, e ricezione, servizio, molto importante. La ricezione è scarsa, quindi più servizi fate perfetti, più allenate la ricezione, quindi i vostri compagni quando venite insieme risulta perfetto, tutto perfetto. Ovviamente allenate automaticamente anche la vostra ricezione, quindi. Quindi noi vi salutiamo a tutti, buon lavoro, mi raccomando, aspettiamo i vostri video, un bacio a tutti, ciao ciao! Ma non ce la posso.